Complimenti. Oh. Va bene. Noi conosciamo tutti Giorgio come cantante. Mangiatore. Urgare contro il barzelletto. L'uomo che mangia a sfiatare. Nate che canta, però non lo conosciamo come attore. Questo è forte. Recitatore delle poesie di Antonio De Curtis, detto Toto! Toto! Evviva Giorgio! Allora, ogni anno il 2 di novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno ha da tenere questa crianza, ognuno ha da compiere il suo piacere. E ogni anno, puntualmente, in questo giorno, in questa trista e messa ricorrenza, anche io ci vado e con i fiori adorno il locolo marmorio di Vicenza. Stanno mi è capitata un'avventura. Mentre che convive il tristo omaggio, Maronna si ricorda che paura, ma poi ha già fatto un'anima e coraggio. E il fatto è questo, è stato a sentire. Si avvicinava allora la chiusura, e io Tomo stavo per uscire buttando l'occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 21. Uno stemma che la corona ingoppa tutta, una croce fatta tutta in lampadina, tre mazze rose, poi una lista di lutta, cannella, cannarotta e sei lumini. Proprio azzeccata la tomba di questo signore, ci stava una tomba peccerella tutta fatenta, senza manco un fiore, per segno solamente una crocella. E ingoppa la croce, appena si leggeva, Esposito Gennaro, nel turbino. Guardandole che pena mi faceva stu morto senza manco un lupino. E che stia vita in capo a me pensai? Chi troppo ha avuto e chi non ha avuto niente. Ma sto povero Maronna si aspettava che pure al lato mondo era paziente. E mentre fantasticava queste pensieri, si è fatto scuro e se ne è venuto notte. E io sono rimasto chiuso e prigioniero. Miesi e sti morti e tutti i cannelotti. E un tratto che te vedo, da lontano, due ombre avvicinarsi alla parte mia. E che sto fatto a me mi pare strano. Sono scetato, dormo, o è fantasia? Ate che fantasia, che ero marchese, con tuba, caramella e con pastrana. E un'altra appresso a itto, un brutto annese, tutto fedente e con una scopa a mano. Oi, chi l'ha certamente non Gennaro, o morto pure lo scopatore. Ma in questo fatto, mo ci vede strana. Sono morto e se ne tirano a quest'ora. Potevano stare, ma pochi passi. Quando Marchese si è fermato e botta, si gira e toma, calma, e dice a Don Gennaro: Giovano, vorrei sapere da voi, vile carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellire per mia vergogna accanto a me che sono un titolato. La morte è morte, sì, va rispettata, ma voi perdeste il senso della misura. La vostra salma andava, sì, umana, ma seppellite nella spazzatura. Dopo, quindi, che cerchiate un posto tra i vostri pari e tra la vostra gente, che ancora oltre sopportare non posso la vostra vicinanza puzzolente. Magnore Marchese, non a corpi a mia, io non m'avesse fatto di sto suorto. Moglie mi è stata a fare sta fessaria. Che ci poteva fare? Io già ero morto. Se io fossi vivo, vi faria contento. Pigliassa la casciolella che è qua tosse. E proprio mo, in questo momento me ne trasesse in un'altra fossa. E cosa aspetti, turpe e malcreato, che l'ira mia raggiunga l'eccellenza? Se io non fossi stato titolato, avrei già dato il piglio alla violenza. Ah, signora Marchese, mo mi ha scocciato io. E piglio sta violenza, fammi pre. Capi scorda che sono morto e sono ammazzato. Ma mi devi essere, non Dio. Non vuoi capire che qua noi siamo uguali, morto sei tu e morto so pure io, ognuno come nato è tale e quale. Lurido porco, come ti permetti paragonarti a me, che ebbi natali di una famiglia tanto illustre e perfetta da fare invidia al principe reale? Ma tu qua Natale, Pasqua, Epifania, ma tu puoi mettere in capo in te il cervello? Tu sei malata ancora di fantasia, a morto sai re, è una livella. Un re, un magistrato, un grand'uomo, trasendo sto cancello da fuocunda che ha perso tutta, a patria e puro nome. Ma tu non te l'hai fatta ancora di sto punto.
Perciò, se andiamo a me, non fuori Steve, supportami vicino che t'importa. Sti pagliacciate fanno solo e vive, lui si seria, a partire in ma morta.